Amici 2022, Mezcale entra nella scuola Rudy Cerbi, pensa ad una sostituzione. Nella puntata di Amici 22 in onda domenica 12 febbraio, non sono mancati i colpi di scena tra gli allievi della scuola che, a poche settimane dal serale, hanno visto l'ingresso di un nuovo talento tra i cantanti. Si tratta di Mezcal. Rudy Cerbi gli consegna la maglia e pensa ad una sostituzione. Intanto Angelina conquista ancora una volta il primo posto nella gara di inediti. Ma non ottiene ancora la maglia che la fa accedere al serale. Nonostante manchi davvero poco all'inizio della fase finale del programma, Rudy Cerbi ha deciso di fare entrare nella scuola un nuovo cantante. Si tratta di Mezcal, che potrebbe mettere in discussione la permanenza di qualcuno che invece tra i banchi di Amici siede sin dall'inizio del programma. Il coach, però, non avendo ancora ben chiaro come agire, chiede al ragazzo di avere un po' di tempo per poter prendere una decisione. Nel mentre avrà il tempo di vederlo lavorare giorno per giorno. La puntata ruota attorno alle gare di canto e ballo giudicate da professionisti esterni. Per quanto riguarda i ballerini ci sono Gary Zen, Christian Cellini e Clady Cadieux. Mentre per il canto è ospite della trasmissione Tiziano Ferro, che diletta il pubblico con il brano La prima festa del papà. Il cantante non si risparmia nei giudizi con gli allievi ed elogia le performance di Angelina. Aaron e anche Cricca, la prima arriva in vetta alla classifica, ma nonostante il risultato, Lorella Cuccarini decide di non consegnarle la maglia del serale, facendo con lei una scommessa: la cantante dovrà vincere la gara anche la prossima settimana. A quel punto potrà indossare l'ambita felpa dorata. Dal punto di vista del ballo, invece, a conquistare e a svettare la classifica è Alessio. Il ballerino, seppur entrato da meno tempo rispetto agli altri, convince i giudici esterni e anche i coach. Todaro, che è il suo maestro, si dice soddisfatto ma ritiene sia presto per consegnargli la maglia. Intanto, i primi tre classificati nella gara di ballo, ovvero Alessio, Gianmarco e Samu, si giocano il posto nel musical dedicato ai Pink Floyd, ovvero Scine. Pink Floyd Moon. I ragazzi sono chiamati ad improvvisare insieme ad uno dei professionisti. E Clady, che giudica la performance, premia anche stavolta Alessio.